Pronto? Sì? Ciao, ascoltami, sono Nicola e Dimmi. niente, non ho la radio, quindi parlami per telefono, per favore. Sì. Volevo sentire, perché prima ho sentito un attimo di Madre Teresa di Calcutta. Sì? Sì, che ho sentito anch'io delle storie che non erano molto buone, insomma. Però c'è una mia ragazza che non ci crede assolutamente. Puoi dire qualcosa tra 2 minuti, per favore? Ma guarda, te lo faccio dire a una persona che ha appena letto il libro, non lo dico io. Metto giù il telefono e fra un minuto comincia. Ti ringrazio. Ciao, Ciao. ciao. Sì. Dai il microfono a Lorenzo, scusa, uno dei due, l'altro funziona, uno. Dai, e Dai. adesso ci racconti qualcosa di Madre Teresa di Calcutta. Cosa volete che vi racconti? Beh, le cose migliori. Beh, le cose migliori, io ho appena appunto finito di leggere un libro che purtroppo non troverete più in commercio Non rispondo più per e telefonate. che si chiama La posizione della missionaria. Minimum fax, la casa editrice. Ed è una cosa molto interessante perché va a sfatare tutta una serie di leggende che sono state costruite su questa figura, perché era funzionale alla Chiesa Cattolica andare a costruire qualcosa su questa figura. Fintanto che noi guardiamo il dito, non vediamo il resto. Allora, vediamo la bellezza delle suore che si annullano per la povertà degli altri, ma non vediamo che attraverso questo si perpetua la povertà degli altri, perché questo è stato lo scopo principale di Madre Teresa di Calcutta. Lo scopo principale era quello di andare a propagandare semplicemente il suo credo. Dei poveri non gliene fregava un tubo, erano solo uno strumento per quello che doveva fare. Ed è tanto vero questo, in questo libro troviamo diversi fatti reali, accertabili, che nella stampa estera sono apparsi, ma qua in Italia ci si è ben guardati da far apparire, e cioè miliardi, miliardi, miliardi che queste suore avevano a disposizione, ma che non hanno voluto assolutamente spendere a beneficio dei poveri di cui loro dicevano di essere al servizio. Perché questo? Cioè, cosa vuol dire servire i poveri? Io credo voglia dire cercare di farli star meglio, cercare di farli uscire dalla loro povertà. Ma se loro non erano più poveri, Madre Teresa di Calcutta non aveva più senso di esistere. I missionari, i cattolici non hanno più senso di esistere. Ed è questo quello che è avvenuto di questa suora. Quando ha avuto donazioni di ospedali perfetti, con delle dotazioni che neanche ci sogniamo di avere, purché i loro poveri venissero seguiti come si deve, anche dal punto di vista medico e igienico, la prima cosa che queste suore facevano, buttavano fuori dalla finestra tutto, perché la povertà deve vivere e morire distesa per terra, deve vivere e morire col freddo d'inverno, perché non si deve spendere soldi per il riscaldamento. Questo per la maggior gloria di Dio. Perché era finalizzato a questo, cioè, pensate, è un dialogo assurdo, è quello che apre il libro, è di Madre Teresa di Calcutta che sta parlando con un giornalista che la sta intervistando di un episodio che gli è successo con un malato terminale di cancro, che stava malissimo, malissimo, proprio siamo a livelli di dolori quasi insopportabili anche con la morfina in questi casi. A parte che non voleva dargli neanche, non dico la morfina, No, ma perché neanche l'aspirina, la sofferenza è neanche per vicina a Dio. dire il normale analgesico che noi prendiamo per il mal di testa, non voleva dare neanche a questi moribondi, ma spiegava a questo malato che Dio gli voleva molto bene perché dalla sua croce lo stava baciando e lui doveva essere contento di questa sua sofferenza e doveva offrirla a Dio per la maggior gloria di Dio. Ora, se a voi che state male, vi viene un'infermiera e vi viene un dottore a fare un discorso del genere, ma non vi viene voglia di fargli un culo così? Ma non vi viene voglia di pigliarlo e di sbatterlo fuori? Invece no, con Madre Teresa di Calcutta gli andavano a baciare i piedi e lei che parlava di umiltà accettava dagli altri che gli altri gli baciassero i piedi, gente a cui lei avrebbe dovuto baciare i piedi perché è solo grazie a loro che lei è potuta diventare santa, che lei è potuta diventare quella che è diventata, essere piena di soldi, andarsi a curare i suoi mali agli ospedali di Houston, negli Stati Uniti, i suoi poveri mica li mandava, neanche l'ospedale di Calcutta non li mandava. Questo secondo voi è carità? Secondo me sì, carità cristiana, però sottolineo il cristiana. Ora, dopo aver letto una cosa di questo genere, io vorrei quasi invitare i ragazzi qua a far trovare delle fotocopie a chi li vuole di questo libro qui in radio, se lo legga per bene e provi a mettersi nei panni di un malato che
che viene assistita in questo modo. E poi mi dica se ancora ritiene che Madre Teresa è una santa. Un ragazzo di 15 anni lo hanno fatto morire perché aveva una semplice infezione intestinale, renale, non gli davano neanche gli antibiotici, hanno anche rifiutato di ricoverarlo in un ospedale normale perché era la provvidenza, era Dio che doveva decidere se lui guariva o non guariva. Dico, ma siamo matti? Ma siamo veramente pazzi a chiamare santa questa donna? Dico, ragazzi, andate e curatevi voi delle Madonne della Carità. Io personalmente vado negli ospedali normali, mi prendono i miei analgesi, mi faccio curare nel massimo possibile della salute che questa vituperata sanità italiana che tanto critichiamo almeno ci dà. Almeno ci dà. Noi come pagani difendiamo sempre, esatto, l'esistente, sempre. I livelli di vita li difendiamo sempre, e difendiamo quelli sociali, cioè che siano buoni per tutti. Sì, no, basta pensare, ecco, io vorrei aggiungere, visto che qualcuno tira fuori questa carnevalata di Madre Teresa di Calcutta che è veramente inaffidabile, insostenibile, i comportamenti che lei ha avuto su molti argomenti. E quando ha avuto la donazione da parte di una città americana di un complesso per destinarlo agli handicappati, il comune disse: fa, noi ti regaliamo questo palazzo a condizione che tu metti l'ascensore per gli handicappati. Madre Teresa di Calcutta si oppose e la comunità disse: l'ascensore per gli handicappati lo costruiamo noi. E Madre Teresa di Calcutta si oppose e rifiutò la donazione a un prezzo di $1 perché diceva che gli handicappati devono soffrire. Cioè, di fronte alla cosa che il comune ti dà un palazzo, ti costruisce a sue spese, ti costruisce a sue spese l'ascensore, no, perché loro devono soffrire. Il fatto stesso che poi lei diceva chiaramente che la gente, a lei non interessava tanto rimuovere la povertà, ma creare la povertà, perché tramite l'assistenza alla povertà loro diventano santi, loro diventano beati, la loro santità viene soltanto questo, di conseguenza del povero non gli frega niente, anzi più ci saranno i poveri meglio è, perché stando vicino ai poveri loro diventano beati, loro diventano santi, di conseguenza la gente più soffre meglio è, perché dà motivo a loro di fare questo. Loro non lo fanno per rimuovere le cause della povertà, ma lo fanno soltanto con uno scopo finalistico di utilizzare questo. E loro non fanno niente nei loro ospedali, il suolo di Madre Teresa di Calcutta, per togliere la sofferenza, perché dico che la sofferenza la rende simile a Dio, d'altronde loro espongono un cadavere e loro li fanno. Ciao, Nicola di Treviso. Sì, ciao. Chiedo scusa, posso? Sì, beh. Niente, volevo un attimo chiederti che ho sentito di quel libro che sì? Hai dato il titolo, nel sì, concetto che aveva Sant'Agostino nei riguardi della donna. Sì. E se puoi un attimo ricercare, o forse lo sai, adesso ti spiego, sembrerebbe che da quello che io ho letto, e non mi ricordo dove, forse un libro, ma adesso andare in cerca mi trovo veramente un disagio, che lui era innamoratissimo di una donna, è stato costretto a sposare questa giovanissima perché gliel'aveva imposto la madre. Sì. Non riuscendo ad amare questa fanciulla, diciamo, perché era proprio una fanciulla, ah, 11 anni aveva, l'ha abbandonata per questo motivo, è andato poi a convertirsi perché non poteva rifiutarsi all'ordine della madre, e ormai quella donna che lui amava perdutamente, appassionatamente, non sapeva nemmeno dove ritracciarla perché mi sembra che era fuggita, non mi ricordo più bene perché ho letto questo fatto anni fa. Ecco, non so se tu sai di questo, in aggiunta, o se puoi verificare fra le tante cose che avete, se è vero. Sì, no, ma questa qua corrisponde alla verità. Addirittura la telefono. Pronto, mi senti adesso? Sì. Francesco non ti può rispondere per telefono. Va bene. Però un attimo glielo passo, vediamo se riesci a farlo. Grazie. Ecco, allora, adesso mi senti? Sì. Ecco, sì, allora di questo è quello che ti volevo fare. Effettivamente, addirittura la moglie nel suo scritto accusa il marito, accusa Sant'Agostino del complesso di Edipo. Ah, ho capito. Cioè, proprio perché disse tu eri talmente legato alla madre. Ma sapeva allora della storia di questo grande amore che lui aveva? Sì, sì, ma addirittura, proprio nel manoscritto si dice che per un lungo periodo vissero assieme, visse la moglie. E la madre che si chiamava Monica, vissero assieme, appunto, però la moglie faceva fatica proprio perché la madre lo istigava verso la continenza e così via. Loro fuggirono anche a Roma quando
morì la madre di Sant'Agostino. Sant'Agostino ebbe delle crisi di coscienza tremende e scappò via abbandonando la moglie. La moglie, sì. Sì, sì, no, ma è vero. Guarda, se tu leggi questo libro che è scorrevole, cioè, dimostra proprio lo squallore esistenziale. Infatti appunto, cioè, dopo dici, ma perché tu parli sempre di continenza, perché ti parli sempre di sacrificare, perché dai sempre una visione quasi quasi escrementale dell'esistenza, cioè, no, proprio la cioè la dimostrazione dello squallore che sta alla base di un padre della Chiesa, insomma. Però ma quindi permettete un'altra cosa di dirvi? Sì. Non incazzatevi tanto con quelli che ci sono dentro il Caglierone, perché purtroppo finché non riescono a capire cosa volete farci. Pazienza, dai ragazzi, ci sono stato addormento 15 anni anch'io, quasi 20. Grazie, ciao, ciao. Grazie. Vorrei anche suggerire a chi vuole approfondire un po' il discorso di Sant'Agostino anche il libro Eunuchi per il Regno dei Cieli, dove una teologa tedesca esamina molto bene sia la vita personale che la dottrina di Sant'Agostino. È da far venire i capelli dritti sulla testa delle trasformazioni e delle idee che ha avuto quest'uomo. Sì, ecco, io tornando, visto che stiamo mescolando i discorsi, però è meglio che siano anche mescolati, volevo... Sì, ti sei in diretta. Senta, beh, intanto faccio il numero giusto e mi risponde che sono sbagliato. Faccio il numero giusto. Sì. E mi rispondono che è sbagliato. Beh, 049, 700, 700, sì, sì. 049, sì. E 700, anche 38, risponde che è sbagliato. Molte volte, se vede che qualcuno che è caro che parla in diretta... Allora dico una cosa, il Papa ha detto che bisogna far presto per beatificare. Sì? È la suora, eh. Di far presto. Sì? O vuoi farla prima di morire, o c'è qualcosa sotto che ha bisogno di beatificarla prima che venga fuori, perché è poco che è morta. Perché ha tanta premura di farla diventare beata? O santa. Questo è un dubbio. Questo molto grande. Questo è perché effettivamente... passa anni prima di far beato, cosa, uno passa centinaia di anni, guarda anche Padre Pio, e faceva miracoli da anni, da 30 anni, insomma chi udisse per familiare, e si arriva adesso, e questa è appena un anno che è morta e bisogna farla subito, cosa c'è sotto? Allora? Beh, c'è un interesse economico. Tanti miliardi. Beh, vorrei dare un semplice particolare. Madre Teresa di Calcutta, e ricevete la donazione da un finanziere americano. Questo finanziere americano si procurava i soldi truffando i fondi di pensione. Praticamente lui mise sul lastrico 17.000 risparmiatori americani rubando i loro fondi di pensione. E questo era un santo uomo perché dava i soldi a Madre Teresa di Calcutta. Quando la magistratura americana mise sotto processo questo truffatore, le scrisse al giudice dicendo di essere clemente e comprensivo verso questo truffatore perché aveva sempre dato soldi in carità a lei. Il giudice gli rispose che i soldi che lei aveva ricevuto in donazione erano frutti di una truffa e che 17.000 persone erano senza la pensione e invitò Madre Teresa di Calcutta di rimborsare i soldi. E lei non rispose mai alla lettera e non rimborsò neanche i soldi. Cioè, questo è proprio il significato chiaro, cioè, nel senso che a lei non interessava tanto il comportamento delle persone, bastava che gli dessero soldi e dessero contributi. E basta pensare che ci sono suore che sono morte di malattia nei suoi conventi e avevano decine di milioni di dollari in conto corrente, ma perché non utilizzava questi soldi per far vivere le persone che lavoravano per lei? Perché questi soldi servivano a lei e le persone dovevano vivere in sofferenza e soffrendo, dovevano affidarsi alla provvidenza, perché il concetto fondamentale è questo qua. Noi magari diciamo sempre che uno si deve attrezzare per affrontare qualsiasi necessità della vita e deve essere autosufficiente e comprendere ed affrontare e pensare anche al futuro. Per i cristiani questo non è possibile. Lei gli interessava solo la provvidenza, cioè tu per i cristiani e per Madre Teresa di Calcutta non puoi fare niente per organizzare la tua vita, ma devi sempre stare in balia della volontà di Dio, in qualsiasi cosa. Di conseguenza se una persona era malata e soffriva, non andava curata perché doveva essere Dio a decidere se doveva morire o vivere. E se questa persona soffriva, meglio che soffrisse perché la sofferenza lo rendeva simile a Dio. Come Cristo soffriva sulla croce, la persona tramite la sua sofferenza si rendeva simile a Cristo. Questo è il comportamento dell'atrocità dei cristiani. E poi una cosa, ricolleghiamoci anche a un comportamento, a una frase che ci hanno detto. In una telefonata uno
di fronte alle nostre affermazioni dice, fa, avete il diavolo in corpo. L'incapacità dei cristiani di pensare che le persone possono arrivare a un'elaborazione tramite la loro intelligenza, che tutto quanto è dovuto esternamente, come loro pensano che il Dio sia il creatore della loro esistenza, del loro mondo, pensano che chi si rende conto che questa è una falsità abbia il diavolo in corpo, per giustificare cosa? Le persecuzioni, per perseguitarle, le torture, perché dicono non sono padroni neanche della loro vita, perché loro sono servi del diavolo. Questa è un'astuzia molto abile, ma questo significa chiaramente anche non considerare le persone, perché io dico a una persona il tuo ragionamento è privo di senso o ha senso in base alle sue capacità, non vado ad attribuirgli che sia invasato, indemoniato, così via. Cioè, di fronte anche perché non è che più di accusarlo dei suoi comportamenti di atrocità, più di accusarlo dei suoi comportamenti di atrocità in quanto cristiano, lui si dice, fa, ma voi avete il diavolo in corpo, cioè non va a contestare le nostre argomentazioni, non va a negare la storia, non può farlo, ed è incapace di pensare, lui che è così schiavo, sottomesso, colui che è schiacciato dal suo Dio, dice, fa, ma voi non potete essere liberi, voi non potete essere così indipendenti, perché voi avete il diavolo in corpo, per questo voi vi opponete al cristianesimo. Il concetto poi del peccato, che questo dice, fa, voi pensate ai vostri peccati, ma i peccati li avrai te, i tuoi peccati, la peccato è la tua esistenza che viene a inquinare l'esistenza del mondo, che viene a inquinare le persone, che viene a offendere, a oltraggiare, questo è il tuo peccato, ma noi peccati non ne abbiamo, e anzi io lo reputo offensivo che ci venga a dire che abbiamo peccati. Peccato. Prendo telefonate dopo, sì. Il peccato, ad esempio dal film Nerone, che adesso non fanno quasi più, Nerone e il suo gruppo con Petronio e gli altri si recano a trovare una cristiana che manifestava contro Nerone ed è stata catturata, è stata messa in carcere. E la donna a un certo punto dice agli uomini, voi vivete tutti nel peccato. Allora Nerone si ferma e fa, peccato? E che è sto peccato? Petronio, tu conosci il signor peccato? Personalmente non lo conosco, risponde Petronio, ma alcuni filosofi rompicoglioni dicono che l'hanno incontrato. Allora tutti gli chiedono, com'è che si presenta questo peccato? Allora, qual è la cosa che vi piace il più assai di tutte cose? Chiede Petronio, e tutti rispondono, le corse di cavalli, pasta e fagioli, poi c'è il gay che risponde, i gladiatori, a me mi piace la donnina. E allora Petronio spiega, tutte queste cose, se le fate, è peccato. E allora tutti concludono, e allora viva il peccato! E questo è un concetto pagano di compiacersi della vita. Pronto? E questo si associa... Pronto? ...a quella che è la differenza culturale, fondamentale, pronto, tra noi... Sì, mongoloide, perché ti... Ma vaffanculo! scusate, ma mi viene proprio dal cuore... E che la differenza culturale tra noi cristiani. La vita è gioia, la vita è stare bene, la vita non è sofferenza. Pronto. La vita non è rinuncia. Pronto. Questo lo volete capire, pronto, cioè il beatificare la rinuncia, è questo. Sì. Ti piace, eh? È grazie. Questo grazie. Il primo peccato, è questo il primo peccato, beatificare la rinuncia, beatificare la sofferenza. Ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto che per vivere bene bisogna soffrire? Che per raggiungere la vita dell'aldilà, come la chiamano loro, bisogna soffrire? Questa se lo possono... Strozzo, pezzo di merda, cretino, invece! Sì, le coglioni! Questo qua è quel lurido maiale di Luigi di Treviso, questo verme farabutto, assassino, porco, figlio di puttana, pezzo di merda, testa di cazzo e ancora ne aggiungiamo. Questo vigliaco assassino che aiuta Wojtyla a stuprare i bambini mettendo in ginocchio davanti a Wojtyla si permette di bloccare questa trasmissione continuamente in maniera squallida e scorretta. Questo vigliaco farabutto... Vabbè, il prossimo raffreddore se lo vada a curare dalle suore della carità, così sperimenta direttamente la carità cristiana, che qualità è. Oh, non l'ho mica detto io, poi tra l'altro che era così Madre Teresa. Parlano per me tutti i volontari che ci credevano e ci hanno provato a lavorare con loro, addirittura un'ex suora che voleva fare davvero del bene, suore. E se ne è venuta via perché era schifata da queste cose. Quindi gente cattolica come voi, metti che io posso anche avere un'opinione falsata dal mio modo di essere, ma quelli che scrivono questi libri sono cattolici. A voi, agli altri, ai vostri fratelli, crederete? Non lo so, non credete a me,
carità ai vostri fratelli che sono andati là pieni di buona volontà, che sono rimasti scandalizzati dai flebo fatti senza disinfettare un ago. Tanto è la provvidenza che li salvava. E tanto ci pensa quella. E dal gesto di una suora di sciacquare sotto l'acqua fredda un ago, uno gli domanda, scusi, cosa fa? E tanto per ripulirlo. Ma non può bollire un po' d'acqua, non è mica che ci sia impossibile bollire un po' d'acqua anche nel terzo mondo per sterilizzare gli aghi. Non abbiamo tempo e poi ci pensa Dio. Pensate che bello. Sì, beh, questo qua, ma tenendo conto che esempio che gente che è morta, ad esempio mi ricordo il fatto caso di un bambino che non lo trasportarono all'ospedale semplicemente perché se trasportavano uno doveva trasportare anche gli altri. Ciao, dimmi Mariano. Ah, niente, volevo ringraziarvi della trasmissione che è oggi. Grazie. Un po' che vi ascoltiamo a tutto volume, ogni stanza che c'è una radio accesa perché non voglio perdere niente. E vi ringraziamo e volevo parlare un attimo se è possibile in privato con Francesco. Sì, siamo dopo ti chiamo? Dopo ti telefona Francesco. Comunque per la solita storia. Francesco. Esatto, sì, lo so, sì, tutto quanto. Ah, ok. Va bene. E grazie anche da parte ciao. Della mogliettina. Okay. Grazie. Grazie di cuore. Ciao Francesco, ciao, grazie. Ciao. Sì, difatti dicevo appunto un bambino malato poteva essere salvato portandolo in ospedale a Calcutta e disse fa no perché se trasportiamo questo dobbiamo trasportare anche gli altri, poi so che muore, insomma, cioè, d'altronde è un'anima che va a Dio, poi muore sofferendo, di conseguenza Dio ama le persone che muoiono sofferenti che assomigliano a lui. Cioè, da chi? Ecco. Vabbè, ma c'è anche il primo miracolo fatto da Madre Teresa di Calcutta, che se non sapete ha già fatto un miracolo finché era in vita. Sì. Quella della pellicola. Quella è veramente divertente, il primo documentario fatto su queste suore della carità, eccetera. Fu provata all'interno di un ospedale una nuova pellicola, tra l'altro lì rifiutavano anche la luce elettrica, eccetera, quindi la luce all'interno era molto flebile, tanto che si temeva di non poter registrare, diciamo, l'avvenimento. Il tecnico, diciamo, con la cinepresa provò questa nuova pellicola. Quando la svilupparono, in effetti era venuto molto bene, con particolari molto nitidi, e questo stava per dire grazie Kodak, visto che era Kodak la pellicola, ma fu preceduto dal regista del programma che dice, ecco, è la luce divina, è stata ripresa la luce divina. E quindi questo è il primo miracolo fatto da Madre Teresa, che è riuscita a impressionare una pellicola anche in condizioni di luce un po' svantaggiate. E quel povero tecnico che invece aveva visto la realtà per quello che era, quindi solo i prodigi della scienza e della tecnica, non poté più poi raccontare la verità al mondo perché ormai la figura era diventata leggendaria. Pensate un po', facciamo santa una perché ha impressionato bene una pellicola, ragazzi. Bene, io invece continuo con un po' di rassegna stampa, va, perché sennò qua succede un gran casino. Sì, no, ma vedi Claudio, io vorrei anche aggiungere una cosa. Aspetta che No, vorrei aggiungere anche una cosa che un ascoltatore aveva detto fa, perché tu per parlare per me devi essere 7 volte 7. Questa è un'altra mania tipica dei cristiani, quella di poter contare e numerare tutto, cioè nel senso che loro partono sempre a contare da uno, da Dio, di conseguenza ti tirano fuori i numeri, loro non dicono io sono questo, ma tu devi essere 7 volte 7 questo, cioè la loro mania dei numeri, cioè, ma quando si comincia a contare si può misurare tutto, perciò posso misurare la tua esistenza, possono misurare i tuoi comportamenti, possono fare qualsiasi cosa, e d'altronde che cosa significa? Che rovina trasmissione. Che già loro, con la loro mania, partono dai 10 comandamenti, partono dal numero dell'anticristo, no, è una in grado di fare un dialogo coerente. È una possibilità che loro si danno di poter contare i valori degli altri, cioè loro vogliono essere il metro e la misura di qualsiasi cosa, cioè non lasciano che gli altri possano essere qualcosa di differente, ma devono misurare sempre gli altri in base alla loro follia cristiana. E questo qua è tipico di tutti i monoteismi, quello di stabilire la possibilità di misurare le cose e i comportamenti. Io volevo citare sempre un altro discorso del fattore, ad esempio, sul discorso sempre della povertà, che ricollega Madre Teresa di Calcutta al discorso più complessivo sulla povertà. Nell'Islam Maometto ha detto se voi non fate carità non andrete in paradiso. Benissimo, se non fate carità non andrete in paradiso, allora di conseguenza se sparissero i poveri. Dimmi. Sono in diretta? Sì.
Tanto puoi insultare tranquillamente, non c'è problemi. Sono in diretta? Sì, sei in diretta, certo. Gesù abbia misericordia di voi. Va ben caro, sì. Ciao. Buttano la spazzatura tuo Gesù. Ecco, dico una cosa semplicemente, che se potete... Io dico, sarebbe auspicabile nel momento in cui l'umanità si rendesse conto e prendesse 2000 anni di cristianesimo, 2000 anni di Gesù Cristo e li buttasse nella spazzatura, in una discarica di rifiuti tossici e nocivi, sarebbe una liberazione. D'altronde, Claudio, i cristiani sono dei falsi, sono degli ipocriti, sono dei menzogneri, vivono solo sulla menzogna. Sono in linea! Sì, dai! Vorrei sapere... Dimmi! Cosa ne pensate dei cristiani che ce l'avete così tanto con i cristiani? E mentre i cristiani non l'hanno, non ce l'hanno con voi? No. Posso stare in linea? Se vuoi stare in linea, tanto le linee qua sono occupate dai cristiani perché non ci permettono neanche di discutere, per cui se vuoi stare in linea, stai pure in linea. Abbiamo tutto bloccato qua da parte dei cristiani. Abbiamo un cristiano che sono talmente vigliacchi che ci bloccano i telefoni. Che problemi ci sono? Non c'è problema. Comunque, allora, cominciamo. 6 milioni di donne bruciate vive, 200 milioni di africani massacrati come fossero bestiame vendute sui mercati, eccetera. 120 milioni di americo-latini sterminati come fossero bestie. Milioni di bambini comperati e venduti all'asta. Il futuro stuprato. E tutto questo perché lo ordina quel pazzo di Nazareth, che voi chiamate profeta, che vi piace tanto, che ordinava di sgozzare i suoi nemici, quelli che non volevano che lui li comandasse. Ma no, Gesù... Sì, non ha mai detto così. Come no? Hai un Vangelo? Hai un Vangelo in mano? Sì. Ok, Luca, ok? Paragrafo delle mine, adesso non mi ricordo i numeri a memoria, ti leggi il paragrafo delle mine, vai alle ultime tre righe, sì. E dice questo esattamente, ecco, portate qua quei miei nemici, quelli che non hanno voluto che io regnassi sopra di loro e sgozzateli, ammazzateli o scannate a seconda della Bibbia in mia presenza. E questo lo trovi su Luca, il paragrafo delle mine. Se poi invece la mattanza delle donne chiamate streghe è stata voluta dal macellaio di Sodoma e Gomorra, credo che sia in Esodo, dove dice non lasciare che Magliarda viva. Ma come mai che tutti che si sono buttati contro i cristiani hanno perso? Vedi chi? Napoleone Bonaparte. Chi ha perso? L'anticlericale Napoleone Bonaparte. Allora, sta attento un attimo. Ha mai sentito parlare di Napoleone Bonaparte? La vita fa fatica a costruirsi, fa fatica a venire fuori dall'orrore in cui i cristiani l'hanno cacciata. Perché i cristiani non cacciano la persona adulta, cioè non convertono l'adulto, stuprano il bambino mettendolo in ginocchio. Per venire fuori dall'orrore di quello stupro ci sono bisogno di percorsi millenari, milioni di persone che sono finite a rogo, milioni di ammazzati, milioni di torturati per riuscire a ricostruire la vita. Ma San Giovanni Bosco non faceva mica così. No, era uno stupratore di bambini. Anche San Giovanni Bosco? Ogni cristiano, sì, per la sua fede è responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità per ogni atto compiuto da ogni cristiano al di là dello spazio e del tempo per il principio della partecipazione morale in quanto quegli atti sono derivati dalla sua dottrina. Questo è stupro dell'umanità. Ora, è inutile che tu mi dici, ma quel cristiano era buono quando tu costruisci delle condizioni di merda in cui i cristiani vivono. Ecco, se qualcuno pensa che San Giovanni Bosco fosse una gran brava persona, io gli posso dare un riferimento bibliografico di un autore contemporaneo conosciuto, Vittorio Gorresio. Si vanno a prendere Vittorio Gorresio, che è un intellettuale contemporaneo conosciuto, il libro si chiama Risorgimento scomunicato della Bompiani, e questo traccia una biografia di quello che era il criminale Don Giovanni Bosco. Ciao. Cioè che addirittura arrivava a... Sì, dimmi. Ciao, ecco, no, io volevo riportare il discorso sul tema di cui state affrontando, sull'esempio di quello che è successo di quelle tre bambine che sono morte con gli scout. Quindi il primo giorno c'è stato subito l'alzata di scudi da parte dei preti dicendo che sono morte per la divina provvidenza, nessuno è colpevole, e successivamente da parte anche dei genitori si sono tutti accorpati su se stessi, insomma difendendo
l'evento come un evento venuto dal cielo, insomma, senza considerare che ci sono dei colpevoli, e questo mi fa molto paura, perché si dimostra ancora una volta come queste persone sono disposte a macellare gli altri se non sono in linea con loro, sostanzialmente, perché se non rispettano la vita neanche dei loro figli che sono morti per delle ragioni, diciamo così, anche di incoscienza, non si può certo così andare a dimostrare agli altri che loro sono puri e duri, in sostanza, insomma, è una vergogna. È una vergogna. Sì, beh, basta pensare che il vescovo di Verona è invitato alla preghiera e al silenzio. Cioè... Io qua però vorrei un attimo anche calmare le acque, perché rispetto alle famiglie che hanno avuto una grossa perdita, credo che solo il silenzio in effetti possa rispettare per quanto riguarda le bambine morte. Per quanto anche riguarda i responsabili, io non oso pensare, se hanno un minimo di coscienza, quello che gli sta gravando dentro in questo momento, perché per la loro imperizia, per la loro leggerezza, hanno rischiato di fare ben più di 3 morti. Quindi penso che anche per loro questo momento sia un momento difficile. Altra cosa è un discorso invece culturale che vorrei fare proprio sui cristiani, cioè la questione del pentimento e del perdono, la questione della confessione. Allora, se io posso un domani chiedere perdono ed essere salvato, non mi sentirò mai personalmente responsabile di quello che faccio. Non prenderò mai in mano la mia vita e starò lì a valutare bene le conseguenze dei miei gesti. Purtroppo anche questo porta a quel modo di pensare. Cioè, il fatto che c'è sempre un perdono dopo, c'è sempre una possibilità di riparazione, c'è sempre una possibilità di uscire fuori dall'orrore, ma non è così. Solo se si prende in mano la propria responsabilità, allora si ha più attenzione, ci si guarda attorno, ci si mette anche in sintonia con la natura e si riesce anche a capire che si stanno facendo dei gesti sbagliati. E soprattutto si saprà che non c'è perdono, cioè la conseguenza di un nostro atto sbagliato, non esiste perdono, non esiste una possibilità di dire adesso c'è Dio che mi perdona, non sono più responsabile, sono pulito come prima. Cioè, bisogna pensarci prima di fare queste cose. Sentirsi in grado a 20 anni di guidare un gruppo di ragazzi senza neanche sapere guardare un torrente per quello che è una cosa assurda. Pronto? Giuliano. Ciao Giuliano. Niente, scusatemi un attimino, mi è fatto venire in mente l'ultima telefonata che tira in ballo le 3 ragazze morte. A parte il fatto che per mica bisogno dei martiri ogni tanto, ti ragazzi. Ma volevo fare una cosa, quanto infame che sia il clero, perché contemporaneamente, se non lo stesso giorno o il giorno dopo, sempre a Verona, tra l'altro, è annegata quella povera creatura di 6 anni. La Rom, sì. Che era Rom, io dico povera, ma dovrei dire una sporca, ladra e compagnia cantante, perché tra l'altro qui che tu hai partito è a domenica, i più accaniti contro sta gente qua. Ecco, ma mi non ho visto il vescovo di Verona andare che fa a messa a questa povera creatura. Quella non esiste. A dimostrazione, oltretutto, la speculazione che fanno su certe robe e quanto infami ghise. A conferma di tutto quello che si trio dire in maniera molto sì, molto meglio di quello che so esprimermi a me. No, penso che hai centrato molto il confronto proprio con quella bambina. E poi il vescovo ha detto facciamo silenzio, l'ha fatto dopo che hanno fatto per giorni e giorni, altro che sporca propaganda, va bene. Sì, perché devono ancora mettere in luce qual è il nocciolo principale. Perché... Coprendo, secondo me, degli irresponsabili, perché sono degli irresponsabili e responsabili della morte di queste 3 ragazze, secondo me. Perché chi che va a fare una roba del genere è solo dei criminali. Perché la Teresa non ha messo in luce esattamente il concetto fondamentale, oltre a quello che ha detto, non ha messo in luce un'altra cosa importante. Ma comunque, ripeto, tu vedi 2 pesi e 2 misure. A parte i mezzi televisivi, va bene che la creatura non viene quasi neanche a parlare, ma proprio la differenza, perché a quei hanno già andato sicuro a fargli la messa solenne, neanche a impietosirsi davanti ai genitori, ma d'altronde, ripeto, era una sporca zingarella. Sì. Ciao, buona giornata. Ciao. C'è un'altra cosa, no? Il vescovo interessava una cosa sola, difendere la sua organizzazione, difendere la GESCI. Cioè che non si venisse colpevolizzata la GESCI per avere delle persone incapaci che possa continuare a portare delle altre persone. Questo è una roba grave.
questo gli interessava difendere il vescovo, cioè la sua organizzazione, la Chiesa Cattolica in pratica, del resto non gli frega niente, verranno puniti quelli che sono, hanno fatto le azioni irresponsabili, ma a lui gli interessa mantenere salva l'immagine della Gesci, la sua organizzazione. Ma d'altronde sai, un cristiano non può mai essere responsabile, perché ha sempre il discorso della provvidenza, sempre il discorso del, del credo, della fede. Dio l'ha voluto. Vabbè. Dimmi. Va bene. Giovanni, dunque io stamattina ho letto un attimo sul giornale, no? E c'era la pagina di Fra Paolo Sarpi, no? Mm. Poi l'altro giorno ho dato un'altra occhiata, c'era il Giordano Bruno, no? Mm. E normalmente la gente non legge, anche perché è una pagina abbastanza lunga e ci vuole un po' di tempo anche per leggere. Era il giornale, il giornale? Sì, il giornale, il giornale, no? Ecco, e c'è tutto verso il 500, 540, lì, insomma, no? Da quando arriva Giordano Bruno, c'è tutto un rifiorire praticamente di idee, di... Sì. Anche prima, che... anche prima di Giordano Bruno. Sì, no, ma vengono, sì, ma lì arriva l'Inquisizione a quel punto in maniera molto forte, no? Beh, Pomponazzi l'ha sgammata per poco, insomma. Sì, sì, no, ma voglio dire, a un certo punto non è che la Chiesa si mette a confronto e discute praticamente, no? E a un certo punto reprime queste cose, no? Ci sono, continuano a tenere in piedi le loro teorie, no? Sì. Ecco, io penso una cosa intanto, prima di tutto a qualche ora sto coso storico che è stato a suo tempo represso, sicuramente la storia prenderà il conto di questo. Ma purtroppo la gente non segue, non conosce queste cose, perché se quelli che telefonano anche per se prendessero la briga di leggere un attimo qualcosa, no? Molto probabilmente ragionerebbero in maniera molto diversa, no? Ecco, cioè, poi c'era qualcos'altro, non mi viene in mente in questo momento, ho perso il filo del discorso. Praticamente ci sono sti cose che viene spiegato molto bene. Ah, un'altra cosa, poi un attimo, le date, no? Ecco. Sì. Nel 1492, correggetemi se ho sbagliato, no? Scoprono l'America, no? Sì. Ecco, Galileo Galilei, Giordano Bruno, già aveva messo in discussione la teoria copernicana, no? Sì. Galileo ancora dopo del 600, mi sembra, no? Sì, 600. Sì. Cioè siamo fuori di 150 anni dalla scoperta dell'America. Sì. E ancora tenevano in piedi, cioè uno diceva che la Terra era fatta in una certa maniera, che era sospesa nel vuoto e via di seguito, praticamente veniva ancora condannato a morte. Esatto. No? Era veramente assurdo, no? Poi leggevo un altro piccolo particolare, no? Che metteva in crisi tutto il motivo di questa cosa, era perché metteva in crisi tutto il sistema. Esatto. Cioè, essendo praticamente che se c'era la Terra, c'erano altri cosmi, altri mondi e via di seguito, allora li metteva in crisi perché a un certo punto, come si dice, c'era probabilmente altri uomini dall'altra parte e poteva il Papa non era più il capo della Chiesa, insomma. Esatto. Cose balzane del genere. Esatto. E son riusciti a tenere, cioè tutti sapevano praticamente che le cose, cioè il sistema tolomaico era una cosa, certo, una balzana ormai, in cosa, però nonostante tutto 150 anni, cioè Galileo Galilei non è stato quello che l'ha scoperto sta roba, lo sapevano tutti. Sì, lo sapevano. Ma tutti. Guarda, se tu ti leggi Ginsburg, Ginsburg il formaggio e i vermi, no? Il formaggio con i vermi, che Ginsburg fa una ricerca, c'è un contadino, praticamente la storia di un contadino di Udine, no? O della zona, di quella zona, il quale la creazione, lui, il concetto di creazione l'ha già buttato via, e lui parla della formazione del mondo come se fosse un formaggio dove dentro nascono i vermi. Per cui pensa che aveva già il concetto di evoluzionismo ancora ai tempi di Galileo. Sì, per sì. Cui le idee correvano in realtà. Sì, sì, no, ma le idee praticamente erano praticamente a conoscenza di tutti naturalmente, quelli che non erano ignoranti, che avevano, certo, sapevano leggere e scrivere, no?
E poi addirittura parla che qui a Venezia, no, a Venezia il coso è stato scomunicato, no, il come si dice, il Doge, aspetta, sì. Il governo di Venezia. Il governo di Venezia, sì, c'è stata la grande guerra. Scomunicato, dopo ha fatto atto di coro. Sono stati bruciati, mi sembra, 13.000 libri praticamente messi, sì, all'indice, perché Venezia era un po' libera. Giovanni, devo chiudere, è arrivato. Chiudo, Mario. Chiudo. Sì, grazie per la telefonata, allora. Ciao. Allora, grazie per la telefonata, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E ci risentiamo, beh, alle ore 19 ci risentiamo con ciò che porta l'Italia nella religione romana. Grazie per l'ascolto, grazie a tutti. Salve a tutti. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53, Malostica, Vicenza. O sono su internet. Oppure su internet. Grazie a tutti. Vorrei dare un ultimo saluto anche a quelli che mi hanno dato un po' di offese, sennò che possono dire quello che vogliono, tanto non mi possono toccare minimamente. E io sono comunque Lorenza, la moglie di Claudio, tanto per la chiarezza, e saluto e ringrazio tutti quanti.